Ok raga, oggi faccio questo video per dichiarare, per spiegare il perché non pullerò più nel banner ultra di Goku Ultra Istinto. Allora, se avete visto i video pull, ce l'ho a 1 plus, lo ritengo un po' il minimo, no? Sindacale per avere la Z ability sbloccata, il personaggio abbastanza stellato, non ce l'hai a 5, però non è neanche a stelle altissime, insomma dai. È quella roba né carne né pesce, no? Comunque sufficiente, valido, accettabile, però niente di disumano, però neanche con le pezze al culo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Qual è il motivo principale? Intanto, sempre la solita storia, no? Che i banner ultra fanno schifo, eccetera, eccetera. Però devo dire che, per quanto ritenga il personaggio molto forte, non l'ho percepito come questo personaggio assolutamente disumano, metabreaker incredibile, come fu magari, non lo so, One Beast Blue quando è uscito, Gogeta Ultra Blue quando è uscito, Vegito Ultra all'anniversario, Gokusa. Cioè, questi sono stati tutti personaggi che sono arrivati e hanno praticamente monopolizzato il meta. Ci sono io e, cioè, come si dice, no, io so io e voi non siete un cazzo. Questo Goku, sarà che, devo dire la verità, forse non ha il meta proprio favorevole, perché c'è Beast che rompe le palle, sono ritornati fuori comunque Vegito Ultra, ho visto anche in giro qualche hit, quindi sì, nel senso, non ha sicuramente la strada spianata, però per un motivo o per un altro, che poi a me il motivo mi interessa fino a una certa, rimane che non lo percepisco come questa bomba nucleare che o ce l'hai o hai perso. Io al momento sono in top 5.000, mi pare, 6.000, 5.500, un affare del genere, non esagerata, non altissima, però neanche merdosa, e finora devo dire che tutti i Goku Ultra che ho trovato, grossi problemi non me ne hanno dati. Allora, io lo sto giocando un po' così al cazzeggio, perché non avendo MVP, bene o male, no, cioè è un tassello fondamentale che non ho mai trovato e che continuo a non trovare, che cioè, quindi il Universe Rep non lo potrò mai avere come si deve, però l'ho provato comunque come potevo, l'ho provato insieme a Jiren e ai Top Boys, l'ho provato con Gohan, l'ho provato con Goku e Bardock, insomma l'ho provato un po', sicuramente un personaggio importante, molto potente, molto forte, però se, non lo so, non mi dà questa impressione disumana quando lo gioco, e devo dire la verità, io non sono neanche sto giocatore poi mega skillato, non mi dà questo sentore neanche quando me lo trovo contro, cioè sì, ha delle meccaniche interessanti, particolari, sgrave, quello che volete, però non è che quando incontro gente con l'ultra istinto dico, ah cazzo, questa la perdo, no, non mi dà quell'impressione lì, capito, non mi dà quel sentore lì. Ripeto, sarà che magari il meta non è troppo. Allora, no, parliamo un attimo dello Universe Rep, un attimino. Allora, sapete che secondo me era più forte prima? Nel senso, non prima nel senso che ora si può giocare come prima, perché ora Jiren sempre una bestia di personaggio, però il fatto che sia Viola, il fatto che ci sia Goku, insomma, un po' di rotture di palle gliene dà. Però prima dell'uscita di Goku lo trovavo veramente perfetto, Jiren, MVP e Top Boys. Con l'entrata ora di Goku, allora togli top? Vabbè, ok, però i top comunque sono buoni in quel team soprattutto, cioè sono sgravi. Togli Jiren perché almeno levi dalle palle il Viola contro gli altri, ok, però perdi di solidità nel team, perché Jiren era veramente un carro armato che gli tiravi addosso di tutto e lui diceva, oh ma, cioè, non mi ha fatto un cazzo. Quindi, capito? Non lo so, chi altro togli? 17 non lo puoi togliere, quindi, capito? Boh, mi piaceva di più prima il team. Senza, ripeto, senza Goku, ma non giocarlo ora senza Goku, perché ora poi te lo ritrovi contro Goku, ma prima non esisteva, quindi chiaramente non lo trovavi. Quindi da quel punto di vista, sarà che il personaggio è uscito ora, sarà che ancora va capito bene come usarlo, anche gli avversari spesso lo giocano come se fosse il vecchio Omen, no? Stanno laggiù in fondo, fermi e fine, morta lì, ho capito, non fa solo questo personaggio, cioè non è solamente il vecchio Omen con lo Zenkai, per capirci. Sì, andrà capito anche questo, andrà imparato a giocare, d'accordo, però
Non lo so, raga, no. Cioè, io quando me lo trovo contro, io gioco, sto rankando in questo momento con Bardock, cioè Goku Bardock, Gohan Beast e Pan. Avevo, cioè, giocavo questo team da prima dell'uscita di Goku e ormai mancano pochi giorni, la season me la finisco con questo. E grossi problemi non ne ho. È vero che gioco due rossi, quindi va bene, ok, aiutano. Però è anche vero che pure Bardock non è che prende sti schiaffi disumani, poi comunque loro si switchano, si ricaricano la salute, quindi... io non so che dirvi, raga. Anche il counter al cover change di Goku, ma lo sapete che mi crea zero problemi, perché nel momento in cui mi prende in combo, switcho subito. Quindi in quel momento un colpo prendo, switcho e ok, mettiamo che abbia sotto Goku o Bardock, quindi non Gohan o Pan. E ok, mi tira ultimate, ma la tanco. La tanco anche, ora non mi è mai capitato da 1 a 14 stelle, però da quelli a 3 stelle rosse e 5 rosse la tanco, non crepo. E ok, se invece mi tiro un'altra carta riesco a buttare dentro magari Pan, che è buildata full tank, ok, che cioè magari, cioè capito, anche il discorso del neutro, questa roba qui non la sciotta lo stesso, ma non mi sciotta neanche Beast, quindi capite qual è il punto? No, non sento tutta questa pressione nel giocare contro questo personaggio, quindi lo ritengo un personaggio fortissimo, ma sono tutti forti i personaggi di questo festival, sono tutti forti. Ma non sento che ci sia qualcuno talmente tanto disumano, sgravo, metabreaker, che arriva e dice ci sono io e basta, fine. E questo è un bene, questo è un bene, perché sono usciti tutti personaggi sgravi, ma non talmente tanto sgravi come quando uscì Beast Blue post Cooler, che Cooler lo prendevi e lo buttavi nel cassetto, non lo riprendevi mai più. E questo è un bene, cioè mi piace come è stata gestita questa parte, questo, diciamo, il power creep del festival. Però Goku Ultra, per quanto lo ritenga un personaggio assolutamente altissimo in top, probabilmente top 1, top 2, non lo so, forse se la contendono lui e Beast, d'accordo? Però non è che gli altri li sento, capito, 20 scalini sotto. Li sento, sì, un po' sotto, ma comunque sempre forti. Quindi non sento la necessità di spingere questo personaggio e andarci all in. Cioè, mi sono rimaste 20.000 crono, comunque non ce n'ho ancora pochissime. Sono sempre 20.000 a fine festival, sempre buone. Però sinceramente sento di potermi accontentare dell'1 plus e conservarmi il malloppo per, non lo so, la prossima LF magari, o vediamo, per il futuro. Comunque di non andare all in. Mentre magari su Vegito Blu sono andato all in, mentre magari al tempo su Gogeta Blu sono andato all in, ma anche su Gokusa ho puntato tantissimo. Gokusa ce l'ho a 4 rosse, comunque non è maxato, ma comunque è bello stellato. Io sinceramente, sarà che il banner è ultra, che non ci sono garanzie, che non c'è il Pity, cioè ci sono una serie di motivi, cioè ci fosse stato il Pity probabilmente avrei detto vado avanti fino a che non mi prendo la copia gratuita, fino a che non mi prendo una fantomatica multi Z power ultra, o comunque quello che ci poteva essere di corrispondente, oppure il ticket, che cazzo ne so, faccio, ipotizziamo un Pity nelle ultra. Però in questa maniera sinceramente non mi sento di andarci all'in, preferisco tenermi 20.000 piuttosto, qualora magari mi uscisse 17 nei 100 ticket, per dire, allora forse magari lo prendo in considerazione qualche altra pullata, magari 17 mi esce, gli do qualche multi Z, però sarebbe comunque stellato basso, però comunque già ce l'avrei almeno, potrei effettivamente provare in quel modo. Però salvo ripensamenti dell'ultimo momento, che potrei averci, perché magari verso la fine, quando sta per scadere il banner, ci ripenso e dico ma sì, mi faccio un altro giro, vabbè, tanto poi lo sapete, quando mi prende bene di pullare pullo. Però capite, non sono particolarmente propenso ad andare oltre. Alla fine mi ritrovo con i Top Boys a 2+, Goku Ultra a 1+, Gohan e Goku Bardock a 7. Sì, non sono stellati incredibili, però mi ritengo pienamente soddisfatto di un festival che ho iniziato comunque con non tantissime crono. Ne avevo 45.000 mi pare all'incirca, che se vi ricordate all'anniversario ero arrivato con 100.000, quindi cioè 45 per me erano poche, insomma. Uscirne con tutti i personaggi, le LF minimo a 7 stelle, una a 2 plus e la ultra a 1 plus e 20.000 crono di malloppo portate dietro,
sinceramente io mi posso ritenere soddisfatto. Poi ripeto, magari nei prossimi giorni succede qualcosa per cui magari viene fuori effettivamente il potenziale massimo possibile di Goku, d'accordo, e allora ci ripullo ancora. Però per ora io sinceramente mi sento in pace in questa maniera, mi sento soddisfatto, non sono azzerato con le crono, magari butto dentro qualche altra multi Z Power LF, non so se a Gohan o a Goku Bardock. Allora, Gohan effettivamente è probabilmente il più forte dell'LF e anche quello più facile, anche quello diciamo, cioè che chiunque lo sfrutta, perché a conti fatti fa quasi tutto da solo. Però devo dire che anche Goku e Bardock mi gasano veramente in una maniera incredibile, mi ci diverto proprio, mi piacciono proprio come meccanici, come sono stati fatti. Quindi sono un po' dubbioso su chi riceverà la multi Z, oppure potrei tranquillamente non darla a nessuno, me la tengo lì da parte per l'eventuale prossima altre leve. Vabbè, ci penserò poi quando sarà il momento. Boh raga, fatemi sapere cosa ne pensate sia di questo discorso del chi è più forte, del chi dare le multi Z eventualmente, del discorso che ho fatto su Goku Ultra, che assolutamente top, boh, 1-2, 1-2 da stabilire chi con lui è Gohan. Però sinceramente io non lo percepisco impattante come sono state altre Ultra, specialmente quelle delle celebrazioni. Ho preso Gogeta Ultra del Festival e Vegito Ultra dell'anniversario, perché ne volevo due belle e importanti. Non lo sento impattante in questo modo, perlomeno per ora. Boh, ditemi voi. なかなかやるな。ふざけたこと言う。